Non è ancora parso opportuno porre una votazione sulla data del conclave, che potrebbe essere sentita, immagino, da una buona parte del collegio come una certa forzatura per, diciamo, rispetto alla dinamica di riflessione e di maturazione da parte del collegio. In questo modo il direttore della Sala Stampa Vaticana ha Anche smorzato che la curiosità dei tantissimi giornalisti sulla data d'inizio del conclave. Il collegio cardinalizio ha mostrato la chiara volontà di una preparazione adeguata, seria e approfondita, non affrettata. La decisione su un possibile anticipo rispetto ai 15 giorni previsti dalla Costituzione Apostolica, Universi, Dominici, Gregis, non è stata ancora messa ai voti e con tutta probabilità si attenderà l'arrivo degli ultimi due cardinali elettori che ancora mancano all'appello, il cardinale di Varsavia, Anish, e quello vietnamita. Pan Minh Man. Dovrebbero essere a Roma per la mattinata di domani, giornata intensa per il collegio che ha votato oggi per la doppia seduta. Ormai un terzo delle porpore presenti ha fatto risuonare la propria voce nell'aula del Sinodo. Anche questa mattina 18 interventi, tutti sulla Chiesa nel mondo di oggi, sull'esigenza della nuova evangelizzazione, sul rapporto tra dicasteri vaticani ed episcopati. Ma si è parlato anche delle attese sul futuro pontefice in tempi contingentati, 5 minuti affidati alla responsabilità e alla concisione del relatore. Intanto scoppia il caso dei vescovi statunitensi. Sospese da questa mattina le conferenze stampa volute dai cardinali americani per mantenere lo stile di immediatezza comunicativa che contraddistingue l'episcopato USA. Una scelta maturata nel confronto con gli altri membri del collegio cardinalizio. I cardinali sono un corpo, sono tante persone che sono corresponsabili del cammino di riflessione e di approfondimento e di discernimento del collegio di cui fanno parte. Ognuno di loro saprà bene bilanciare le diverse, diciamo, attese o il modo migliore di muoversi in questo cammino. La progressività costante del cammino di riflessione e confronto impone anche una maggiore riservatezza, garanzia di libertà e della ricerca Non spirituale si è che è propria del deciso collegio, ha nulla. commentato Padre Lombardi.